Ciao a tutti e benvenuti. La sesta ed ultima puntata della nostra miniserie dedicata agli apparati che hanno il compito di erogare il servizio di connettività alle utenze parla di una particolare tipologia di apparati chiamata MSAN. La particolarità degli MSAN consiste nel fatto di poter erogare anche il servizio di telefonia classica. Per questo motivo storicamente sono stati utilizzati in quelle zone molto periferiche, molto isolate, dove era difficile dalla centrale principale della Telecom portare il servizio, ad esempio una piccola frazione isolata o un paese di montagna. Con l'aiuto di una coppia di fibre ottiche che ci mette in comunicazione con il mondo e un'alimentazione elettrica, le funzioni svolte da un'intera centrale possono essere svolte da un piccolo cabinet stradale. Certo, la potenzialità sarà notevolmente ridotta, ma questo negli anni ha permesso il risolversi di molte situazioni complicate. Oggi, all'interno del processo di miniaturizzazione, gli MSAN vengono utilizzati anche per sostituire tutti quegli apparati dedicati alla commutazione. A tal proposito vi invito anche a guardare il nostro video dedicato sulla storia della commutazione. Comunque basti pensare che una volta per la commutazione telefonica servivano intere stanze, grandi quasi come delle palestre. Poi via via questi apparati si sono ridotti alle dimensioni di un armadio, un guardaroba. Oggi nello spazio di qualche decina di centimetri possiamo avere le stesse funzionalità. È per questo motivo che oggi si parla di iniziare a dismettere alcune delle centrali telecom, almeno quelle che non svolgono un ruolo di snodo principale, quelle dei paesi più piccoli. Questo video, così come i precedenti, ricordo che è stato realizzato nel 2017, quindi alcuni concetti potrebbero ormai essere superati e sostituiti da innovazioni più recenti. Spero comunque possa essere un valido strumento per almeno avvicinarsi a questo argomento e soddisfare la vostra curiosità. In questa ultima puntata della nostra miniserie, che ho rispolverato da un vecchio corso di formazione, impareremo cosa sono gli MSAN. Buona visione! L'apparato MSAN Multi-Service Access Node è un DSLAM in grado di fornire, oltre alla connettività dati, anche i servizi di fonia. L'apparato può essere installato nelle centrali per sostituire gli autocommutatori, ottimizzando spazi e consumi, in applicazioni outdoor, nelle aree in digital divide o per la sostituzione di apparati obsoleti quali MPX1, MD48, MPXA e UCR. I servizi vengono convogliati in un unico flusso dati, ATM prima e attualmente IP. In questo modo si aumenta l'efficienza del sistema, la versatilità e le performance degli apparati. La soluzione MSAN prevede l'utilizzo di un unico apparato in rete di accesso in grado di fornire servizi di fonia POTS e ISDN BRA, dati e connettività ADSL, VDSL2, SHDSL, E1, Fast Ethernet elettrica e ottica e Gigabit Ethernet. I modelli più utilizzati sono quelli realizzati da Nokia, Alcatel-Lucent e Huawei. I principi di funzionamento sono simili per entrambi. L'installazione di questi apparati è a cura impresa. Il collaudo avviene secondo le normative vigenti, reperibili sul portale aziendale ed è specifico per ogni modello. L'esercizio, la manutenzione e la configurazione possono essere svolti da remoto o in locale. La gestione degli allarmi è affidata a un centro di supervisione. I blocchi funzionali con cui si può rappresentare un MSAN sono gli stessi quattro che compongono un DSLAM, con l'aggiunta di un modulo di controllo fonia. I blocchi sono Service Interface Module, Ethernet Switching Module, Service Control Module, Network Interface Module, Voice Control Module.
Sono schede utente di tipologia POTS, ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL e Ethernet, connesse al modulo Ethernet Switching. Si interfacciano lato utente mediante cavi di cablaggio ai blocchetti situati al permutatore urbano, alle strisce a ripartitore in sala trasmissioni o all'interno dell'apparato stradale. Il modulo Service Control ha la funzione di controllore principale dell'MSAN. Verifica lo stato dell'apparato, gli allarmi e ne consente la gestione e la configurazione. Può essere composto da una o da due schede equivalenti, una delle quali in servizio e l'altra in riserva. In caso di guasto lo scambio è automatico, ma può avvenire anche tramite operatore. Il modulo Ethernet Switching consente tramite un bus interno di interconnettere i vari moduli funzionali del DSLAM e le relative schede. Service Control e Ethernet Switching possono essere raggruppati in un'unica unità. Permette il collegamento dell'MSAN alla rete superiore di trasporto Gigabit Ethernet tramite porte equipaggiate con modulini SFP ottici. Gestisce il traffico voce trasmettendolo su un canale ottico verso una piattaforma VoIP, protocollo di segnalazione H248. Per i modelli di MSAN Nokia Alcatel Lucent, la funzione di controllo della fonia è gestita da due schede identiche in configurazione Master e Slave. Per i modelli Huawei Indoor, tale funzione è svolta dalle schede del modulo di controllo, SCUN, SCUB, sulle quali viene montata una Daughter Board. Sui modelli Huawei Outdoor, questa scheda si chiama CCUE. In centrale un MSAN è alimentato in doppia via, in soluzione outdoor può essere alimentato in singola o doppia via. L'unità di aerazione Fan Tray garantisce la ventilazione per evitare il surriscaldamento delle piastre. L'identificazione degli apparati MSAN avviene con l'acronimo della località, seguito da un numero progressivo a tre cifre. La base di partenza della numerazione in genere identifica costruttore e tipo di utilizzo dell'apparato. L'Alcatel 7302 ISAM può essere installato sia in outdoor che in ambiente indoor. In configurazione MSAN, ogni subtelaio NFX-SA deve essere equipaggiato con una coppia di schede Voice Control NVPS-A negli slot 15-16 che permettono il funzionamento delle schede fonia NPOT-A o NBAT-B, rispettivamente per accessi POTS o ISDN BRA. Due schede Service Control negli slot NTA e NT-B. Di tipo NAND a bits, una scheda Network Interface NCNCB nello slot NTIO. Il cestello può ospitare fino ad un massimo di 14 schede di servizio in configurazione mista fonia e dati oppure solo fonia. Per l'installazione all'esterno è stato sviluppato uno specifico cabinet stradale, per le cui caratteristiche si rimanda all'apposita norma di installazione. Generalmente viene utilizzato in configurazione mista, equipaggiato con schede fonia e ADSL. Questo esempio di configurazione prevede 8 schede fonia NPOT-A e 6 schede ADSL NAND-J. Per un totale di 384 utenze POTS e 72 accessi ADSL. Viene installato in un telaio della centrale secondo le specifiche fornite dalla norma. Generalmente viene equipaggiato solo con schede di fonia perché la connettività dati viene fornita dai DSLAM già presenti in centrale. Questo esempio di configurazione prevede 14 schede fonia NPOT-C a 48 clienti POTS.
La scheda NAND ABITS è l'unità di controllo dell'apparato che si utilizza al posto della NAND A semplice, nel caso il sistema debba svolgere la funzione di MSAN, a un intervallo più esteso di temperatura per utilizzo in applicazioni anche di tipo outdoor. Controllore voce NPVS. Queste schede, insieme alle schede di linea NPOT A e NBAT B, compongono il pacchetto voce necessario al funzionamento dell'MSAN. Possiamo avere schede NPVS A o le più recenti NPVS C. Il cestello deve essere equipaggiato con schede dello stesso tipo. La scheda è ridondata e può essere inserita o estratta a caldo. L'unità attiva e quella in riserva devono essere equipaggiate rispettivamente negli slot LT15 e LT16. In caso di guasto dell'unità attiva, il controllo passa automaticamente all'unità in riserva calda. La scheda potrebbe gestire utenti distribuiti su subtelai diversi, ma nella maggior parte delle installazioni si è scelto di utilizzarla per gestire solo le utenze del cestello in cui è equipaggiata. Esistono tre versioni di schede NPOT A, B e C. Possono essere alloggiate negli slot da 1 a 16. Forniscono gli accessi POTS disponibili al corrispondente blocchetto del ripartitore. Le schede NPOT A e NPOT C sono intercambiabili e possono convivere sullo stesso cestello. Le schede NBAT forniscono 24 accessi ISDN BRA, codice di linea 2B1Q. Nelle nostre installazioni utilizziamo solo schede di tipo NBAT B. L'impianto si compone di un concentratore MA5600T, ubicato in centrale in un telaio N3, a cui sono collegati in fibra ottica gli apparati MSAN MA5616, di norma installati in cabinet stradali. L'apparato MSAN MA5616 effettua la raccolta dei doppini utente VDSL2, ADSL2 Plus e POTS. L'interfaccia ottica monofibra GBE trasmette i flussi dati e fonia verso il concentratore MA5600T. L'apparato stradale ha un'unica scheda chiamata CCUE che svolge tutte le funzioni di controllore principale e controllore voce. Per farlo integra al suo interno due ulteriori schede denominate ASDM per la gestione VoIP e UP2C per la gestione dell'interfaccia di uplink verso l'apparato di centrale. Il modulo Service Interface è costituito da 4 slot che possono ospitare schede XDSL o POTS. L'alimentazione 48V può essere in singola o doppia via ed è garantita dalla scheda PD-VA. La scheda fan tray posta al lato sinistro permette la ventilazione dell'apparato.